queste onde, guardate lì. C'ho tanto che non ci vedo surfisti in acqua. Sai che sotto è tutto scoglio. Cioè, pensa col long, io mi partirei di là, arriverei in fondo, tutta tranquilla proprio. Guarda. Ma sono a vedere che per ora mi farei un'onda lunghissima. Belle, cazzo, guarda lì qui. Secondo te è grande? Questa è grande secondo te? Io non penso. Vedi così grande? Sì, che quando sei in acqua è il doppio di come la vedi fuori, eh. Usare, ma se ti fai male sono cacchi tuoi. Bellina. Fatta bene, questo è da skate, lo riconosciamo dal fatto che in alto non è in verticale. Se era in verticale era più per i patti, invece stando così un po' più basso è da skate proprio. Anche beh, fatta bene. C'è qualche buco al centro. Che zona siamo, Chris? E là c'è la Giles. Questo è il nostro bolider. È vero che assomiglia a un'altra macchina e c'hanno tutti i tassisti. Identica però. Dai, guida un po' te, dai. È 2 ore, se non la faccio guidare si sente male. Sa, figlia di meccanico, ragazzi, non così, eh. Riescono a stare distanti dalle macchine un secondo. E te vai un po' troppo veloce per i miei gusti. Mi sembrava di volare al di là. No, perché sembra che c'era la curva. Guarda là, le onde. Sì, sì, lo so vedere. Questa costa è più battuta anche dalle onde. Sai che è più meta dei surfisti. Vedete, molto più naturale questa parte qui. Stiamo andando verso... verso? Manchan. Cioè, prima Manchanico, poi Faro. Ok, Manchanico, Faro e poi verso il Cotino. Belle ste zone, ragazzi, mi piace. Ragazzi, guardate là le onde wave enormi, quelle là. Si vedono qui. C'è anche un surfista sopra, lo vedo. Lo vedi? Un po' triangolo, qua.
qui siamo al Cotillo, ragazzi. Ora passiamo da questa parte perché dobbiamo arrivare, vedete, un sacco di surf shop ci sono in queste parti. Andiamo al faro del Tostón. No, prima andiamo in una spiaggetta. Vabbè. Se vi chiedevate com'è il Cotillo dei Fuerteventura, ecco, telchi, telchi, questo è il Cotillo. Allora, questo è il faro centrale a nord di Fuerteventura, nella zona di El Cotillo. Hanno cominciato facendo un faro, quello lì, verde, vedete? Un po' che era lì in funzione, troppo piccolo, non andava bene. Allora sono passati alla trasmissione, anche quello là più alto, non andava bene. Allora si sono rotti le palle, hanno fatto il terzo, quello di là. Pezzettino leggero, devo dire. Chris, che ne pensi? Parliamo dei tedeschi che esagerano, ma anche noi, eh? Guarda qua. Là c'è tutto il self-service. Là e poi anche laggiù. Questo è il vulcano più grande di Fuerteventura, credo, non vorrei dire una cavolata, ma fra tutti quelli che ho visto questo è il più grosso di tutti. Guardate che immensità, ma provate a pensare se quella cosa lì inizia a buttare lava, a sputare lava. Ma cosa cacchio succede a queste parti?
Comunque devo dire che Fuerteventura è un posto in espansione, ragazzi. C'è tutta la gente a lavorare di continuo fra strade, edifici nuovi. Bisogna investirci. Se avete dei big money, investite a Fuerte. Guarda che bomba. Si chiama il vulcano El Rocha. El Rocha si chiama. Vuol dire vulcano dell'ora, quindi non si sa che ore erutterà. El Rocha. El staccato Rocha. Ah, El staccato Rocha. Quindi è un'altra cosa. Comunque è molto potente, guardate che bestia. C'è ancora un po' di lava, eh? Vedete un po' rosso attaccato. Ah. La storia di Fuerteventura secondo Frank Mazzoni.